Grazie, benvenuti ad Aghero, anche se virtualmente, però di virtualità si tratta, però di una virtualità che consente di valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, quindi un progetto innovativo del quale il Comune di Aghero è orgoglioso. Mi pare che a questo progetto abbiano aderito anche altre nazioni importanti del bacino del Mediterraneo. È sicuramente un progetto molto innovativo, un progetto che a seguito delle vicende che abbiamo subito, dell'emergenza sanitaria, del lockdown, dimostra ancora di più la validità di questa iniziativa che coinvolge i giovani e che è teso però a valorizzare anche il nostro patrimonio artistico, quindi l'unione fra l'antico e il modernissimo, ed è un elemento sicuramente importante, un elemento che coniuga due esigenze fondamentali, quelle di fare di Alghero, io parlo da sindaco di Alghero, di fare di Alghero una città che valorizza il proprio patrimonio storico-culturale che ha migliaia di anni e allo stesso tempo però si proietta verso il futuro con un progetto importante. Mi pare che sia un orgoglio per la nostra città poter essere al centro di questo progetto e voglio ringraziare per questo la Regione Sardegna, la Presidenza della Giunta regionale con l'autorità di gestione, voglio ringraziare anche i nostri partner internazionali che sono stati citati dal Presidente De Lucu e diciamo io ho potuto vedere perché mi è stato illustrato, non so se in anteprima o se è già una cosa nota, alcune delle potenzialità di questo progetto, sono davvero, finché non le si vede, sono davvero straordinarie, consentono di valorizzare il nostro patrimonio, ma anche di creare un'attrattiva sulla città straordinaria, consentono di portare Alghero nel mondo. È qualcosa di non scontato, è una delle prime volte, non solo in Italia, che una fondazione, un comune attua una strada di questo tipo e porta a bordo una figura come la mia, che è solitamente vista abbastanza lontana rispetto alle logiche amministrative, urbane, di gestione della cosa pubblica. Quello che andremo a fare, il sogno, che in realtà è già un progetto, è quello di avviare un percorso di Alghero, città che gioca. Gioco quindi inteso come motore attivo di trasformazione urbana, come volano di valorizzazione turistica e culturale, città in cui si andrà non solo a giocare, ma si andrà anche a produrre tutto ciò che c'è dietro al gioco, quindi una città che immagina, che sviluppa ciò che verrà nei prossimi anni, e l'idea centrale è che al centro di questi nuovi processi, di questi nuovi pubblici, ci sia il loro coinvolgimento. Il gioco alla fine altro non è che una pratica di coinvolgimento, una pratica abbastanza egalitaria, in cui tutti siamo uguali, tutti possiamo partecipare. E questi giochi serviranno proprio anche a raggiungere nuovi pubblici internazionali. Molti dei progetti che andremo a realizzare saranno non solo in lingua italiana, ma anche in lingua inglese, così come in altre lingue. Serviranno a connettere le persone tra di loro, a connettere le persone ai vari siti culturali della città. Non ci siamo fermati per fortuna nemmeno durante il Covid, quindi nel mese di marzo abbiamo selezionato, scelto, purtroppo ancora selezionato perché abbiamo preso una delle persone, abbiamo ingaggiato una delle persone più valide nel panorama italiano per la costruzione di giochi, cioè Fabio Viola, insieme all'assessorato alla cultura, insieme allo stesso Fabio, abbiamo individuato le aree, i siti culturali che devono essere, che saranno oggetto dei giochi da sviluppare. Ci siamo orientati su tre diversi canali, che sono le aree archeologiche, l'area parco, proprio per creare anche un sistema di relazioni sempre più forte con il parco di Portaconte, e poi l'Alghero, il centro storico di Alghero, dove possiamo puntare non solo sul museo archeologico e sul museo del Corallo, ma anche e soprattutto sul sistema di fortificazioni urbane, che rappresenta una delle azioni che il Comune di Alghero intende portare avanti e promuovere nei prossimi anni. E come ha anticipato Fabio, uno dei giochi scelti, anzi due quasi, uno fisico e uno digitale, saranno fatti proprio nelle torri per l'immagine di Alghero, di Alghero Città Fortezza. Adesso entriamo, diciamo, nella fase operativa. Fabio ha detto che nei prossimi giorni ci sarà
nostra raccolta chiamata dei giovani perditi. In realtà già oggi andremo in linea con il bando che prevede appunto la realizzazione che ci va a fare di 5 giochi, 3 giochi fisici e 2 giochi digitali, con la possibilità per giovani creativi, per società, per start-up, ma anche per privati appassionati appunto di giochi, di sviluppo dei giochi, di partecipare a questa selezione, termine della quale saranno con un budget di 60.000 euro, suddiviso 30.000 euro per i giochi fisici, che saranno 3, quindi 10.000 euro per ogni gioco fisico, e i giochi digitali saranno 2, quindi 15.000 euro per ogni tipo di gioco. Ci saranno due fasi, la procedura di finanziamento avrà due scadenze diverse, una il 15 settembre e una il 30 ottobre del 2020, quindi fra poco più di un mese e mezzo, anzi poco meno di un mese e mezzo la prima, e le idee di gioco saranno valutate in due fasi. Una prima fase in cui si cercherà di comprendere la valutazione della rispondenza di idee con gli obiettivi del progetto, che sono proprio gli obiettivi che Comune di Alghero si è posto, e capire se queste proposte di questi giovani creativi possano essere in sintonia con quello che è lo spirito del progetto, e poi invece un'altra fase in cui con due appuntamenti, 17 ottobre, 21 e 22 novembre, in cui si farà squadra, tutte queste persone selezionate lavoreranno insieme contro per cercare appunto di sviluppare questi progetti. Grazie Presidente, un cordiale saluto a tutti i partecipanti, compresi quelli che fisicamente non sono qui, stiamo anticipando anche con delle dinamiche dei giochi. Ovviamente io poche parole sulle implicazioni, o meglio su quella che è poi la ricaduta che noi ci aspettiamo da questo progetto. È un progetto che si integra perfettamente, lo ricordava giusto adesso il Presidente della Fondazione, con la nostra visione, che è quella intanto di dare alla nostra città un valore ancora maggiore a quello che è il patrimonio, qua ribadiva anche il sindaco, storico, architettonico, materiale e immateriale, come? Mediante dei prodotti turistici ben definiti, ben strutturati, che tanto sono fisici e sono costituiti proprio da quella che è la nostra città fortificato, città-fortezza, di quello che c'è al suo interno e di quanto si possa offrire ai nostri potenziali ospiti in termini di esperienza che vada oltre quella che è la nostra tradizionale offerta turistica, che è principalmente quella balneare, che si svolge tra l'altro in un arco temporale abbastanza definito, per cui questo progetto è uno diciamo, dei pilastri su cui si potrà e si dovrà lavorare per cercare di fare in modo che la nostra stagione turistica duri 12 mesi l'anno. Per farlo l'integrazione è fondamentale, cioè cercare di mettere a disposizione, anche prima che i nostri ospiti arrivino qui, tramite la possibilità di disporre di giochi online, poi durante il loro soggiorno qui, mediante questa esperienza che faranno, magari dedicata, trasversali, che potranno vivere i diversi aspetti della nostra città, e poi successivamente come elemento di ricordo e di perpetrazione della loro presenza nella nostra città continuando a giocare. Quindi è un prodotto turistico sicuramente innovativo, è un prodotto turistico verso il quale credo sia importante dedicare ulteriori risorse nel proseguo del percorso, e noi stiamo cercando di mettere a punto adesso proprio un progetto generale che faccia un salto in avanti. E noi abbiamo, come dicevo prima, una città costituita da una traccia, che lascia una traccia del proprio passato, la sua storia anche militare, la presenza delle torri, delle fortificazioni, che oggi noi viviamo come se fossero un dato acquisito, almeno noi cittadini residenti. Non vogliamo probabilmente